Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Axel e oggi, come vedete la location, nuova puntata di Pixel in Cucina. Prima di iniziare a cucinare, se già non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare qua sotto e vi ricordo che sempre sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. Andate a seguirmi per essere sempre aggiornati su quello che faccio tutti i giorni e per vedere un sacco di foto stra belline. Come avete letto dal titolo, la ricetta di oggi sarà piadina oppure roll, come lo volete chiamare. Adesso vedo un attimo dal titolo cosa funziona meglio su YouTube, non lo so. Con kebab, salsa tzatziki e pomodorini. Premessa, ho il culo peso, non mi piace cucinare il kebab, non ci sono mai neanche riuscito in modo decente. Quindi quello che useremo oggi è il kebab già pronto. La marca la copro, visto che non mi pagano e così non risolto nei casini. Ma sappiate che ha lo stesso nome di quando vi fate male. Chi vuole capire capisce. Poi, salsa tzatziki, anche questa è già pronta, è yogurt e cetriolo. Dopodiché, pomodorini, per dare un minimo di parvenza di salutare a quello che stiamo per mangiare. Io ho preso i pomodorini e i datterini, sono questi cartoni piccolini, mi piacciono molto. E il tutto andrà infilato dentro alle piadine. Io ho provato soltanto queste, non sono le mie preferite. E se le trovate prendete quelle proprio sottili, tipo delle sleppe così grandi, perché così si arrotolano meglio e diventate meno matti. Ok, procedura per cucinarlo, stra veloce, stra semplice, super facile e va benissimo così. L'unica cosa che andrà cotta è il kebab, quindi lo mettiamo in padella e seguiamo le istruzioni sulla confezione. Ok, come da indicazioni prendiamo una padella antiaderente e ci mettiamo 2 cucchiai d'olio. Ovviamente li metteremo al nostro modo, quindi non misurerò sicuramente 2 cucchiai, ma le metteremo un po' a caso, ma tanto va bene uguale. Giusto da ungere un attimo. Bene. Saranno sicuramente 2 cucchiai d'olio. Prendiamo la nostra tagliata di pollo. La caffiamo tutta qua dentro. E poi con un mistico cucchiaio andiamo a mescolare. C'era rimasto un pezzettino. Andiamo a mescolare per 3 minuti in maniera da farla arrostire. Poi nello specifico a me fa cagare se non è arrostita bene, ve lo dico chiaramente. Magari a alcuni piace un po' meno arrostita. Quindi io tendo a farla anche più di 3 minuti e anche se si bruciacchia un po' mi piace di più. Ok, sono passati abbondantemente 3 minuti. Ripeto, a me piaceva farlo più arrostito, quindi l'ho fatto cuocere di più. Come potete vedere la maggior parte dei pezzi ha fatto la crosticina e a me piace molto come cosa. Ora prendiamo il nostro kebab e lo mettiamo da parte. Quindi abbiamo cucinato tutto per niente. No, sto scherzando. Semplicemente dobbiamo cuocere le piadine, lavare i pomodorini e iniziare a farcire il tutto. Per questioni di mia comodità, in quanto dovrei mettere la telecamera in un modo strano e rischio di farla crollare a terra, non vi mostro il lavaggio, il taglio e la pulizia dei pomodorini, perché direi che siete tutti in grado di farlo, non è nulla di così complicato. E soprattutto, se per caso non siete in grado di farlo, non cucinate, perché vuol dire che magari rischiate di dar fuoco a casa e io non voglio avere le vostre case sulla mia coscienza. Sempre out of camera, sto scaldando la piadina, la vedete qua sotto, anche questo qua non ve lo mostro perché ogni piadina ha il suo tempo di scaldatura, come volete chiamarlo, e renditela morbida, semplicemente che si possa avvolgere su se stessa senza spezzarsi. State attenti a non bruciarla né a tostarla troppo, perché sennò dopo appunto è secca e non si avvolge. Bisogna riuscire a fare una sorta di roll, cioè, ok. Ok, ed eccoci qui con tutti gli ingredienti pronti. Abbiamo il kebab che abbiamo cotto prima, i pomodorini, la piadina e la salsa. Iniziamo appunto con la salsa, perché è la cosa più liquida e quindi deve stare vicino alla piada, perché sennò vi cola giù. Dopodiché prendiamo i pomodorini. Questi pomodorini sono tondi, quindi li tagliamo a metà in maniera da renderli più facilmente attaccabili alla piadina. Ok, no, abbiamo messo anche i nostri pomodorini, possiamo spostare tutto il resto. Prendiamo il nostro kebab e abbondiamo. E ora il momento catartico. Io temo di aver cotto un po' too much la piadina, infatti sia un po' secca, quindi farò fatica ad arrotolarla. Se non l'avete cotta troppo, oppure le piadine sono quelle fatte bene, perché queste si seccano a prescindere, e dovrebbe arrotolarsi molto facilmente. E voilà. Questo praticamente, adesso ve lo mostro in camera, è il nostro roll. Molto molto basic, molto molto semplice, ma anche molto molto buono. E ora il momento dell'assaggio. Allora, piccola premessa prima che ci arrivi il genio di turno qua sotto nei commenti. È una ricetta semplice, sì, ho già quasi tutto pronto.
Sì, ma Pixel in cucina, questa rubrica, non si pone l'obiettivo di fare cucina di alta classe, anzi si pone l'obiettivo di mostrare ricette che io mi invento a Cazzum e che siano semplici e veloci da fare per chiunque. Quindi questa è un'ottima ricetta, per esempio quando tornate a casa da scuola, piuttosto se, come faccio io, sto montando dei video e non ho tempo di cucinare più di tanto, questa qua in 5 minuti siete pronti. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ricorda di lasciare un bel like, iscriverti al canale e di commentare. Qua sotto in descrizione trovi sempre il link per il mio profilo Instagram, oppure mi trovi sempre su Instagram come 98 megapixel. Se provate a seguire questa ricetta, fate una storia su Instagram e taggatemi, sicuramente vi riposterò. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà lunedì alle 14:30. Ciao!